Alberi che continuano a dare frutto pur sotto il peso degli anni, pur nelle prove difficili, capaci di offrire un contributo originale per una società ricca di valori e per la cultura della vita. Con questa immagine carica di significati, Papa Francesco si è rivolto agli oltre 7.000 nonni appartenenti a varie associazioni di lavoratori che hanno affollato la Sala Nervi. A loro, ma soprattutto a chi è malato, ha espresso la sua vicinanza e quella della Chiesa, perché gli anziani sono parte integrante della comunità cristiana e della società, radici e memoria di un popolo. Sostegno con la loro saggezza e maturità nel cammino di crescita dei giovani. Sono loro che si prendono cura dei nipoti, trasmettono i valori e la fede, in particolare nei contesti di persecuzione religiosa. Pur ringraziando le strutture che si occupano degli anziani nel rispetto della loro dignità, luoghi dove le persone deboli non vengono dimenticate ma custodite, il Papa ha fatto appello alle istituzioni per contrastare la cultura dello scarto che li rende improduttivi e perché si favorisca una società più inclusiva e accogliente, dove sia possibile pure l'incontro tra i giovani, vitalità di un popolo in cammino, e gli anziani che con memoria e saggezza rafforzano questa vitalità. Non manchino alla società, ha detto il Papa agli anziani, il vostro sorriso e la bella luminosità dei vostri occhi. Voi avete la missione di testimoniare i valori che contano davvero e che rimangono per sempre, perché sono scritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti dalla parola di Dio. Proprio in quanto persone della cosiddetta terza età, voi, o meglio noi, perché anche io ne faccio parte, siamo chiamati a operare per lo sviluppo della cultura della vita, testimoniando che ogni stagione dell'esistenza è un dono di Dio e ha una sua bellezza e una sua importanza, anche se segnate da fragilità.